Spero che riuscite a sentirmi. Sto preparando un video e a breve dirò l'argomento. Mi dispiace intanto per la mia lontananza di settimane, se non di mesi. Ciò è legato sia a problemi che ho avuto nel mio computer, che ho dovuto praticamente fare tutto quanto un lavoro e cloud. E in parte ho avuto dei problemi che sono stati di durata piuttosto lunga, riferimento a questioni mediche di cui non voglio parlare, ma non voglio analizzare in che cosa consiste il problema di salute che ho avuto. Ma voglio scusarmi del tempo che io sono stato lontano. Ora la ripresa dei video la effettuerò in maniera regolare e vi sto facendo un video proprio per comunicare a voi una cosa riferita a un argomento legato a un consiglio che vi voglio dare basato su un'idea anticonformista che io sto vivendo. E io praticamente sto anche seguendo dei corsi attraverso un canale YouTube che per cui ho anche investito una parte di soldi che ho, per poter praticamente imparare a prendere, ad effettuare meglio dei video attraverso l'intelligenza artificiale. Già questo video presumo che possiate essere contenti per il modo in cui ho preparato l'esecuzione e lo sviluppo. E io ora voglio parlare, vi chiederei di inserire un mi piace qualora vi piace il video e di condividerlo e diffondendolo, nonché praticamente di esprimervi attraverso un contenuto che permette anche di chiarire qualunque forma di dubbio, chiaramente purché non sia un contenuto offensivo, ma può essere un contenuto anche che esprime un'idea contraria, purché riferita in modo non offensivo. E io su questo video voglio fare un riferimento relativo ad una professione che molta gente è convinta che attraverso questa professione una persona possa stare molto molto meglio sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista del proprio modo di essere dal punto di vista psicologico. Sto parlando dei medici e voglio precisare una questione molto importante. I medici in realtà sono praticamente delle persone che, pur volendo aiutare, io prima di fare questo discorso chiederei di seguire la cosa solamente se avete un punto di un'idea differente dal vostro modo di essere riferita a questa categoria di persone che dovrebbero aiutare a risolvere i problemi della salute essendo differente dalla consuetudine. E voglio sviluppare che un dottore, quando si va dal dottore, è chiaro che tutti noi abbiamo ogni tanto andiamo anche dai dottori, perché purtroppo ad ognuno di noi capita di avere dei disagi dal punto di vista fisico e dei problemi anche di malessere, che in qualche modo spingono questa persona a recarsi qui e anche all'assunzione di farmaci e medicine. Però voglio dare un consiglio alle persone che credono che qualunque cosa sia risolvibile attraverso le visite mediche, i colloqui con gli esperti, come con i dottori o anche come
con questioni come gli psicologi e gli psichiatri, perché praticamente in realtà non sono queste persone che ti aiutano a stare bene, essendo molto spesso convinte, è vero, molte anche lavorano nel pubblico. Purtroppo capita che in alcuni casi una persona qualunque può avere delle forti necessità di andare a curarsi e non possa praticamente aspettare i tempi della struttura pubblica che ci sono in Italia. Purtroppo, principalmente i medici privati attuano un sistema che principalmente i loro costi sono particolarmente alti, il che significa che se non ne hai la possibilità non puoi curarti e praticamente e per loro magari per avere un 70-80 euro potendoti visitare anche magari soltanto 10 minuti e parlo di questa quota, ma spesso è molto più alta. Comunque, se non hai questo denaro disponibile, non è che accettano di aiutarti per risolvere i problemi. E in più i loro problemi molto spesso li sviluppano, oltre che su questa cosa, di cui non danno neanche una garanzia qualora effettuano degli sbagli, nemmeno rimborsando praticamente la visita, anche qualora comporti dei danni, perché questo può comportare anche un rimborso, ma dopo un tempo lungo e dopo un'analisi, una pratica che occupa parecchio tempo di gestione. In tutti i casi non danno un rimborso e magari è la ASL a dover sviluppare la cosa e praticamente ai dottori privati proprio un rimborso è molto difficile che lo diano, oppure che analizzino i propri danni a meno che una persona non svolga una pratica legale attraverso un avvocato e molto spesso hanno delle obiezioni da fare riferite a quanto realmente hanno la mania di. Cioè, noi la mania hanno l'abitudine di sviluppare i loro concetti soltanto riferiti a quanto hanno sentito dire attraverso i loro corsi di aggiornamento, ma di fatto molto spesso senza realmente entrare in te a visitare i dettagli e analizzano la cosa dandoti un consiglio di questo tipo, che in alcuni casi potrebbe anche farti stare molto ma molto male. Io sto abitando a casa con mia mamma e mia mamma ha un compagno un po' anziano, in cui non dico l'età, di nome Pino. E Pino praticamente è una persona che ha sempre creduto in questo e ha una politica che lo spingeva, perché per motivo alla privacy sua, non dico quale sia la sua linea politica, però devo dire che attraverso questa linea politica lui si è convinto a vaccinarsi. Vaccinarsi è una cosa che molti consigliano e molti sconsigliano. In realtà lui, per lui, anche tenendo conto, è vero, dell'età, però è capitato più o meno nello stesso periodo che lui ha cominciato a accusare problemi di salute, per cui ora si sono aggravati, però sono cominciati nel periodo del Covid, dopo aver fatto il vaccino. E praticamente ora lui sta vivendo in carrozzina. E viene utilizzato il sollevatore e ha bisogno anche di badanti. E questo perché comunque ha seguito, è vero, anche l'età, ma il fatto che il fatto sia accaduto in relazione a una differenza di tempo minima
da quando praticamente abbia fatto il vaccino, e sto parlando che inizialmente ha accusato i problemi a distanza già di settimane, può analizzare questa situazione legata al vaccino e di conseguenza anche riguardo ai consigli che molti medici intendono dare, in cui non sono capaci di portare avanti le loro responsabilità molte volte e difficilmente rimborsano quando comprendono anche di aver sbagliato, perché pur comprendendoti sono spesso capaci di dire le loro idee, di dire che le loro intenzioni erano buone, ma in realtà bisognerebbe analizzare su che cosa siano basate sulle loro intenzioni, comprendendo che molto spesso, e anzi in genere, se tu non hai una determinata quota da dare a loro, dovendo recarti privatamente e non potendo attendere i tempi delle ASL, non nemmeno praticamente ti fanno visitare, e in tutti i casi anche i medici delle ASL hanno magari paghi limitatamente, ma hanno anche loro le stesse questioni in comune, per cui a chiunque può sviluppare un'idea e far comprendere che realmente le cure non vanno analizzate attraverso i dottori e attraverso gli specialisti, ma principalmente conoscendo se stessi, vedendo dei riferimenti nella propria vita da analizzare e da prenderne nota e da prendere traccia e da prenderne uno spunto da questi riferimenti, vedere cosa fa bene in base a quanto è successo sotto alcuni punti di vista, di cui ognuno di noi può avere dei problemi personali che possano ognuno di noi differenziarsi. Sto seguendo un corso proprio su YouTube, preparato da Alessandro Barton, in cui voglio chiudere dicendo il discorso. Il video spiegando che io a breve inizierò a preparare i video attraverso l'intelligenza artificiale, stando apprendendo una questione legata a questo tipo di video editing da parte del mio maestro Alessandro Barton, che consiglio a chiunque desidera provare a guardare. Lascio un link in descrizione su questo video all'interno dei contenuti di YouTube, si trova facilmente e comunque lo riporto in descrizione. Bene, spero che il mio video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, mi dispiace, condividete qualunque sia la vostra situazione, la vostra idea, e vi ringrazio comunque per averlo guardato fino alla fine, anche qualora dobbiate esprimervi sostenendo un'idea contraria a quanto preso, a quanto sto sviluppando questo video. In tutti i casi vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima!